Ti adoriamo Gesù, tu comparisti agli apostoli, eri in carne e ossa, essi ti toccarono, credettero, ma più beati noi che non ti tocchiamo e crediamo, lo hai detto tu a Tommaso, eri sì beato Tommaso, perché aveva toccato, visto e aveva creduto, ma più beati coloro che avrebbero creduto senza toccare e vedere. Gesù, noi non ti tocchiamo, non ti vediamo se non attraverso questo segno sacramentale. Ma dentro questo segno sacramentale ci sei tu, sostanzialmente, nella tua umanità, nella tua divinità. E sei Gesù risorto per noi. Questa è la nostra fede. Aumenta la nostra fede, o Signore, perché noi crediamo che tu sei qui il Signore presente, che tu sei il Signore morto e risorto nel segno sacramentale. Fa che ti riconosciamo come ti riconobbero i discepoli delle Emmaus nello spezzare del pane. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Oggi e sempre sia lodato. Mio sacramentato. Io sono il vivente, io ero morto e sono vivo, eppure voi mi guardate come se io non fossi il vivente in mezzo a voi. Guardatemi e credete che io sono il Signore, colui che è morto ed è risorto per voi e cammino con voi in questo mondo. Signore Gesù, noi crediamo a questa tua parola. Tu sei il Gesù, qui in mezzo a noi, sotto il velo dell'ostia. Noi crediamo alla tua presenza meravigliosa e noi ci prostriamo e ti adoriamo. In questo segno sacramentale tu vuoi renderti più vicino a noi. Ti vuoi fare toccare e mangiare per dire che sei tu. Hai scelto questo modo di stare con noi, di essere a contatto con noi e vivificarci. Non c'era altro modo nella tua sapienza per venire a contatto intimo con noi e tu hai scelto questo mezzo, questo modo di stare con noi per farti vedere, toccare, mangiare, per entrare in intimo e vitale contatto con noi. E noi ti adoriamo in questo santissimo sacramento dell'Eucaristia e ti proclamiamo Signore della nostra vita. O Gesù, siamo qui attorno a te. Aprici la mente alla comprensione delle scritture, ma che noi comprendiamo che tutto converge verso di te e ti annunziamo al mondo e viviamo di te e per te. Gesù, ravviva la nostra fede che languida. Gesù, fa che noi crediamo e ti benediciamo ed esaltiamo te, unico vero Dio che cammina in mezzo agli uomini e continua la sua missione in mezzo agli uomini, assolvendo dai peccati, liberando dall'insidia del maligno, guarendo ogni sorta di malattia, dando il perdono e l'amore, dicendo a tutti pace e bene, perché tu sei il Signore venuto sulla terra, sei venuto a prendere l'uomo e riportarlo in cielo e a renderlo felice per l'eternità. O Gesù, questa mattina ci stringiamo a te
e ti gridiamo, Signore, noi siamo il tuo popolo. Noi siamo il tuo popolo. Tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro Salvatore. Salvatore. Continua ancora, Gesù, a stare in mezzo a noi, a illuminarci con la tua parola, a guarirci delle nostre infermità, a liberarci dal maligno, perché noi possiamo camminare con te verso l'eternità. Gesù, questa è la nostra fede, noi ti amiamo. Ecco, io sono in mezzo a voi perché voi crediate che io sono il Signore che vi salvo. Io ho mandato i miei profeti per annunziare la mia venuta. Ho mandato tanti giusti per dire che soltanto nel Messia c'è la salvezza. E poi sono venuto io ho predicato, io ho guarito, io ho liberato. E poi sono morto per voi e sono rimasto con voi e sono qui con voi perché voi crediate e viviate. Ecco, io sono la resurrezione e la vita. Credete in me e sarete salvi. Pentitevi dei vostri peccati perché sono l'impedimento alla vostra salvezza e venite a me voi tutti stanchi e affaticati ed io vi ristorerò. Non c'è altri in cui voi potete essere salvi se non in me. Io sono l'unico salvatore del mondo intero e vostro personale. Sono qui in mezzo a voi questa mattina per salvarvi. Pentitevi dei vostri peccati, avvicinatevi a me. Io ancora stendo le mani su ciascuno di voi. Io solo posso salvarvi. Perché io sono il Salvatore, l'unico Salvatore. Fuori di me non c'è altri. Volete vivere, volete morire? Volete vivere, volete morire? Io voglio vivere, oh Signore, non voglio restare nella morte. Tu sei risorto e noi tutti siamo chiamati a risorgere con te. Oh Gesù, resurrezione e vita. Fa che io credi in te, nella potenza del tuo braccio. Tu solo sei il mio Signore, ed io questa mattina credo alla tua resurrezione. La tua resurrezione è la vita per me. Tu l'hai promesso e sei risuscitato, e tutto il mondo ha la vita per la tua resurrezione. Il Padre questo ha operato, e noi crediamo. Ecco, fratelli e sorelle, quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo desideravano, altri dicevano, ti sentiremo su questo punto un'altra volta. E Paolo ad Atene che parla, anche oggi è l'Apostolo che parla. La resurrezione è la vita. Crediamo che Lui è risorto, perché se Lui non è risorto tutto è una falsità, ma Lui è risorto e ci ha dato la vita e noi risorgiamo in Lui. Tutti quelli che credono nella resurrezione sono salvi. Venite, venite a me voi tutti, dice il Signore. Io sono colui che salva il mio popolo. Venite per essere salvati da me. Io sono morto perché voi viviate. Venite a me e avrete la vita. Oh Gesù, tu ci inviti a te. Fa che noi balziamo delle nostre sedie. Fa, oh Signore, che noi non stiamo come appollaiati ad ascoltare, ma gridiamo a te, tu sei il Signore. Alziamoci e gridiamo a Lui, tu sei il Signore. È Lui che è risuscitato. Ecco, nella potenza Egli risuscitò. Nella potenza Egli è risorto. Nella potenza Egli ci guarisce. Nella potenza Egli ci salva.
nella potenza egli ci abbraccia, nella potenza ci dà la vita, e la sua resurrezione che opera in noi, perché egli è risorto, la resurrezione abbraccia la morte e ci fa vivere, noi morti abbracciati da lui che è la vita. Noi risuscitiamo in lui, gridiamo a lui, o potenza divina vieni, vieni a salvarci, vieni a ridarci la vita, tu sei risorto, tu ci guarisci, tu ci salvi nella tua potenza. E Pietro disse, io non ho né oro né argento, ma quello che io ho te lo do. Nel nome di Gesù di Nazareth, alzati e cammina. E all'istante quel malato, quella storpia, balzò in piedi e cominciò a camminare e a gridare, io sono guarito. Cominciò a cantare nel tempio e tutti erano meravigliati. E Pietro dice, credete voi che noi l'abbiamo guarito? Siamo stati noi a guarirlo per la nostra pietà, per la nostra commiserazione? No, è il nome di Gesù che è pronunciato su questo malato, lo ha guarito, è Gesù che lo ha guarito, Gesù il risorto. Fratelli e sorelle, quello che dice Pietro, lo diciamo sempre tutti noi quando nella fede invochiamo il nome di Gesù. Il nome di Gesù è salvezza per chi crede, è guarigione per chi crede, è liberazione per chi crede, è perdono dei peccati per chi crede. Invochiamo il nome di Gesù, il nome di colui che il Padre ha risuscitato dai morti e in cui tutti noi siamo risuscitati. Invochiamo il nome santo di Gesù, che è salvezza. Gridiamo al Padre, Gesù, Gesù, Gesù. Alziamoli queste mani, non ci vergogniamo davanti a Lui. Lui è stato l'unico che per noi ha buttato il sangue, è questo che dobbiamo pensare sempre. Piangendo disse, dove l'avete sepolto, dove l'avete portato il mio maestro, dov'è il mio maestro? E Gesù, pronunciando il suo nome, disse, Maria.
Ecco, Signore, noi abbiamo invocato il Tuo nome. Gesù, Rabboni, Maestro mio, per ognuno di noi in questo momento, Gesù, pronuncia il nome di ognuno, perché ti possiamo riconoscere. Chiama, Gesù, in questo momento, Rosaria, perché i miei occhi si aprano e dicano ancora le mie labbra, e il mio cuore gioisca, e i miei occhi si asciughino. Rabboni, Rabboni, Maestro mio. Perché hai abortito? Ma io sono qui per rimettere il tuo peccato. Tu hai ucciso una vita che era mia. Mi serviva quel bambino. E tu l'hai ucciso. Ma se tu ti prostrerai davanti a me, ecco, io ridò una vita eterna al tuo bambino. E a te darò tanti e tanti beni ancora su questa terra. Ma la mia benedizione passa attraverso il tuo dolore. E per una donna che sente dolore nel grembo ed è qui presente ed ha abortito. Signore, tu sei la resurrezione e la vita. Tu perdoni il mio peccato. E a te io dico che hai tradito la fede. Ritorna a me. Nessuno sa del tuo peccato. Io conosco il tuo peccato. Confessalo a me e tu avrai la gioia, la serenità. E ad un'altra dice stai per cadere. Sei in un tranello. Hai già un appuntamento. Disdici questo appuntamento, avrai la morte, non la vita, avrai il dolore, il pianto, non la gioia. Disdici, io sono il tuo Signore che ti parlo. E a te uomo, perché tradisci la donna della tua giovinezza? Perché mettiti nel tuo cuore il ripudio? Io odio il ripudio, l'ho detto già in Malachia. E l'ho ripetuto nei giorni del mio cammino sulla terra. Io voglio la vita, io voglio l'amore. Non voglio l'egoismo. Voglio la donazione reciproca. Perché io mi sono donato a voi. Donatevi gli uni agli altri. E avrete la gioia e la vita. Grazie, Signore. Perché tu parli e quello che tu dici è verità. Alleluia. Bartolomeo aveva alla gola un male grave. È stato dato il comando di fermarsi a questo male. E il male si è fermato. È stato constatato recentemente dai medici che non va avanti, si è fermato, anzi tutta la condizione generale è migliorata e si trova in migliori condizioni di prima. Per cui è stata una grande grazia del Signore. Adesso a distanza di un anno io posso testimoniare che mio figlio è guarito completamente, che non ha più niente, ha fatto le analisi proprio la settimana scorsa. Tanto che i medici sono meravigliati, hanno detto, ma che ha fatto l'interferone, altre cose. Mio figlio non ha fatto niente, solo per grazia di Dio la bambina sta bene, la moglie sta bene, ha fatto solo la cristoterapia, veramente.
Poi devo testimoniare un'altra guarigione da parte di una sorella che fa parte del nostro gruppo di preghiera, io non sono di qui, che avevo messo solo un bigliettino io per la guarigione di questa sorella. E Padre Matteo annunziò che c'era una donna che non aveva più bisogno di operazione alla gola perché aveva attorno alle tonsille delle piene di pus, delle borse piene di pus, per cui l'avrebbero dovuta operare con grande urgenza perché sarebbe soffocata, morta soffocata. Ebbene, io sono venuta qui alla preghiera, ho messo solo il bigliettino, non l'avevo detto a Padre Matteo. E allora il Padre Matteo annunziò che c'era la guarigione di una donna che non avrebbe avuto più bisogno dell'operazione. Torno a casa e ho avuto la notizia che lei è guarita. Io di questo porterò, perché i medici hanno detto, ma che cosa è successo in 2 giorni? Non ha più bisogno dell'operazione. Grazie Signore Gesù, lode Dio. Io prima di tutto voglio ringraziare il Signore Gesù perché ha avuto una guarigione meravigliosa da entrambi, tutte e due orecchie. Però oggi voglio fare una testimonianza ancora di più, più forte, quella spirituale. Parliamo sempre di quella fisica, però quella spirituale, perché ti guarisce nel cuore, nell'animo, scopri che Gesù è vivo, è presente, che vive in mezzo a noi, che è grande, è misericordioso, è l'Altissimo, e Lui ti guarisce da tutto, è la nostra forza, Dio veramente ti libera, ti sana e ti guida per tutta la vita, senza paura e senza niente. Io lodo il Signore e lo benedico con tutto il cuore, adoriamolo, benediciamolo con tutto il cuore, con tutta l'anima. Lodi a te, oh Signore Gesù. Nel pomeriggio una persona che avrà un incidente stradale sull'autostrada. Proteggelo, Signore. Ti lodo, Padre, e ti benedico per la guarigione del figlio di mio nipote, un bambino di 9 anni che da circa 4 anni soffriva di nervi, era in cura col psicologo, faceva dei movimenti brutti in continuazione, tanto che a scuola lo bullavano, e la mamma naturalmente, tutti quanti soffrivamo moltissimo. Martedì di 15 giorni fa lo portammo da Padre Matteo, gli ha fatto la preghiera, il bambino sta meglio, è guarito, lode e gloria a te, Signore. Io volevo ringraziare il Signore per mia cognata, che era molto ammalata di nervi e faceva uso di psicofarmaci forti. Poi dopo lei è rimasta incinta, cioè non è che aveva soltanto quei problemi, prendeva medicine su medicine. Quando lei è rimasta incinta ha dovuto rinunciare a tutte quelle medicine e stava talmente male da non riuscire a stare in piedi, vomitava, piangeva e si disperava. Adesso io volevo ringraziarlo perché mia cognata sta talmente bene che aiuta anche sua madre e altre persone a fare delle cose. Grazie Signore Gesù. Non ascoltare quelli che ti dicono di abortire perché il tuo bambino nasce down, non credere. E non aver paura se hai una cista all'ovaio. Il Signore sorveglia te e salva te e il tuo bambino. E io testimonio la guarigione spirituale di mio padre, che è affetto da melanoma diffuso ormai in tutto il corpo. Nell'ultimo periodo, quello più grave, era stato in profonda crisi spirituale. Io ho chiesto ardentemente, prima di tutto, la guarigione spirituale, poi quella fisica. Ora lui sta molto male, però ha chiesto di parlare con un sacerdote, padre Giambattista, l'ha confessato più volte, lui ha trovato serenità, ora si è affidato completamente al Signore, però sta molto male. Grazie Signore. Lodiamo il Signore perché è buono. Adesso preghiamo il Signore
per ottenere delle grazie che lui vuole dare. Vuole dare la vista agli occhi di una persona, vuole toccare l'orecchio che si sente poco di un'altra persona e il naso che fa tanto male a una persona che è qui presente. Vuole toccare una gola dove c'è un nodulo e vuole estirparlo e vuole toccare alcuni lipomi che sono sulle spalle e uno al petto. Sono piccole guarigioni che il Signore vuole operare, ma vuole essere pregato per questo. Guariscili, oh Signore! Signore, noi crediamo che Tu sei la guarigione e la vita. Signore, Tu stai toccando alcune persone all'orecchio, agli occhi, al petto, e noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo. Signore, stai toccando tante, tante persone nel cuore che sentono un grande dolore. O voi tutti che vi sentite toccati da Cristo, Signore, in questo giorno santo, voi che vi sentite toccare fisicamente e spiritualmente, alzate le mani e benedite il Signore. Coloro che si sono sentiti toccare dal Signore per una guarigione fisica, alzano le mani. Che sentite toccare il Signore per una guarigione spirituale, alzi la mano. Che ha sentito dolore di un peccato ed è stato come colpito dalla parola di Dio e può testimoniarlo, vuole testimoniarlo, alzi la mano. Chi ha sentito un miglioramento nell'udito, alzi la mano. Signore, ha toccato l'udito di una persona. Chi ha sentito un tocco di Dio all'occhio destro, alzi la mano. L'occhio. Signore, ha toccato l'occhio di una persona che era lacrimante. Grazie, Signore Gesù, che avevi dolore alle cervici e non poteva muovere così la testa e adesso si sente snodata e libera. Alzi la mano. Bene. Che sentiva dolore alle ginocchia, per cui non poteva articolare le ginocchia e adesso si sente completamente libero. Ecco, alzi la mano. Bene. Una persona ha un male alla bocca, forse tratta di un'afta. Comunque il Signore tocca e la guarisce. Se la persona è qui e sento una frescura alla bocca, alle gengive e nel palato, alzi la mano. Bocca dolorante. Grazie, Signore Gesù. Intanto lodiamo e benediciamo il Signore, il quale vuole guarire. Tu rifatti gli esami. Hai il fegato malato, transaminasi alte, trigliceridi non più a posto e c'è anche un eccesso di bilirubina. Rifatti gli esami, il Signore ha toccato il tuo fegato e le tue colicista. Allora, se c'è qualcuno che ha da dare qualche testimonianza, si faccia avanti. Voglio testimoniare, 2 settimane fa sono venuta perché c'era un fatto di mio figlio che doveva perdere il posto di lavoro e ringraziando al Signore che lo lodo e lo glorifico sempre che tutto è andato bene, è rimasto sul posto di lavoro e lavora ancora. Grazie Signore Gesù, grazie. C'è un uomo il quale vuole così la benedizione della madre morente. La madre l'ha maledetto e adesso
il figlio vuole essere benedetto dalla madre. Preghiamo perché ci sia questa benedizione della madre sul figlio, la benedizione venga tolta e il buon Dio lasci calare la benedizione nella sua vita. Preghiamo perché madre e figlio si riconcilino prima che questa donna esali l'ultimo respiro. Ascoltaci, o Signore. Io devo ringraziare Gesù per mia madre. Aveva tutti i valori sballati, stava male. Ha fatto gli esami e ringraziando Dio tutto è andato bene. Grazie Signore Gesù per quello che hai fatto non solo per mia madre, ma per tutti noi. Grazie Signore Gesù immensamente. Grazie Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, leggiamo davanti a Gesù tutte le suppliche che sono venute, però dobbiamo condividere insieme queste richieste in modo che sia una preghiera comunitaria e collettiva di tante e tante persone che implorano grazie di guarigione e di liberazione per quelle persone che sono scritte negli elenchi. Ringrazio il Signore che aveva un dolore tutto qua e le ginocchia che ogni tanto mi pressavano a poter da volte alzarmi. E mentre che io pregavo a Gesù, che dico le preghiere ogni sera e leggo un'ora e mezzo così a pregare, mi voltavo e non potevo voltare né di qua e nemmeno di là. Poi mi sono fatta tradizione e sono stata guarita. Grazie Signore Gesù tutto quello che tu fai per me, perché ti prego ogni giorno, 2 ore prego ogni giorno. Ma... Certo, ringraziamo il Signore quando le medicine operano, però qui noi vogliamo vedere se c'è un intervento particolare di Dio oltre alla medicina, perché tante grazie il Signore ci concede. Qui vogliamo sapere soltanto quelle grazie connesse con la preghiera che questa comunità fa per la guarigione di qualche persona. Signore, vedi questa lista di malati. Quanti malati, Signore, si presentano a Te. Tu hai portato i dolori del mondo per le nostre infermità. Tu sei stato maltrattato. Sei stato oltraggiato. O Gesù, ti chiediamo per tutto quello che hai patito nel tuo corpo di alleviare le sofferenze corporali di tante persone. È stato scritto che per le tue piaghe noi siamo stati guariti, che tu ti sei addossato i nostri dolori. O Gesù, si realizzano queste parole questa mattina. Allevi i dolori, allevi le sofferenze, togli le malattie, dà la pace ai cuori, dai il lavoro, attenui i dolori dei carcerati, le angustie dei carcerati, liberi i carcerati iniquamente messi in prigione e ingiustamente detenuti. Signore, visita tutti i sofferenti nelle cliniche private e pubbliche. Signore, fermi in questo momento 2 ragazze che si trovano al civico in attesa di abortire. Fa che la parola dei medici sia persuasiva per loro e ritorna alla loro casa. Signore, ti chiediamo di guarire tutte le infermità delle persone che gridano a Te. Noi chiediamo molto per ottenere quelle che Tu vuoi, ma presentiamo a Te tutti i casi nostri. Ci presentiamo a Te. Tu sei il nostro Dio, Tu sei il nostro Salvatore. Fuori di Te non c'è salvezza, non possiamo ricorrere ad altri. Signore, dai il lavoro a quelli che non ce l'hanno. Signore, Tu vuoi liberare un prigioniero dalle mani di una donna. Signore, Tu lo libererai oggi. I lacci si stanno sciogliendo e il prigioniero viene liberato.
Ti ringraziamo per questo, Signore. Benedici, oh Signore, questa assemblea e dà la maternità a due persone che attendono da tanto tempo. Anzi, ti ringraziamo perché il germe della vita già si intravede. Benedici, Signore, tutti noi questa mattina e fa che ti lodiamo, ti benediciamo e camminiamo dietro di te. Tu sei il Signore che guarisce. Ecco, fratelli e sorelle, adesso porteremo Gesù in processione. Gridate a Lui con tutto il cuore, gridate a Lui con fede e Egli ascolterà le vostre preghiere. Non datevi riposo e non date riposo a Lui, perché Egli è qui per essere la nostra guarigione, la nostra salvezza. Gridate a Lui perché Egli ha patito per noi, per ristorarci, per ridarci la vita. Gridate a Lui con tutto il cuore ed Egli aprirà le sue orecchie e il suo cuore. Ecco, io affondo il mio spirito di consolazione su di voi. Asciugate le vostre lacrime. Io sono il Signore Dio che vi consolo. Prendete forza e ricominciate il vostro cammino. Io cammino con voi. Io vengo nelle vostre case. Io allevo le vostre sofferenze. Io cammino con voi e consolatevi in questa parola gli uni gli altri. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sagratissimo cuore. Benedetto il suo sagratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.